Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura alla scuola, al termine delle assemblee svolte dal 31 di ottobre all'8 di novembre nelle scuole della regione per richiamare la massima attenzione e denunciare i rischi di chi studia e lavora in edifici inadeguati e con organici insufficienti, CGIL, CISL e UIL lanciano il loro grido di allarme su una situazione preoccupante che non può essere ignorata. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Tra le criticità della scuola oggi nella nostra regione c'è quello della scarsità, la mancanza di personale tecnico dell'ATA. Purtroppo abbiamo un'organizzazione scolastica che dobbiamo dire soffre di schizofrenia. Vuole una scuola autonoma che abbia un ampliamento di orario, di servizi, che sia piena di progetti, di attività e così via, però allo stesso tempo riduce notevolmente il personale ATA, in particolare il personale amministrativo e i collaboratori scolastici, ed in questo senso il personale amministrativo è da quasi 20 anni gravato sempre più di ulteriori compiti, tra l'altro con scarsa formazione e nessun riconoscimento né professionale né economico. Edilizia scolastica nella nostra regione, qual è la situazione oggi? Dai dati nostri in possesso dalla UIL, in una classifica stilata dal rapporto di Legambiente sui capoluoghi di provincia per quanto riguarda la sicurezza delle strutture scolastiche, abbiamo Chieti al 36° posto, Teramo al 70° e L'Aquila al 38°. La soluzione innanzitutto è rendersi conto che noi abbiamo un contesto particolare e quindi quando si vanno a fissare gli organici i criteri non possono essere quelli generali e nazionali. Abbiamo delle emergenze, emergenza ATA, 1.400 posti in meno in 10 anni, emergenza precari, 2.000 precari affollano le scuole abruzzesi, abbiamo la necessità di un intervento immediato. Per esempio, se pensiamo che solo sul sostegno ci sono 1.500 precari, ci rendiamo conto che specie in quel settore per esempio è necessario partire da subito con corsi di specializzazioni e con stabilizzazioni. Abbiamo la necessità che si facciano i concorsi in questo Paese, perché portare la scuola con delle percentuali di circa il 20% di precari avanti è un'offesa sia per questi lavoratori che da anni stanno svolgendo il loro lavoro, sia per la qualità dell'offerta formativa, perché una scuola precaria è una scuola che non riesce a dare quello che dovrebbe, ovvero sia il successo formativo. Oltre che all'ufficio scolastico regionale, che in realtà è una emanazione del Ministero, noi vorremmo sensibilizzare la politica abruzzese. Per la verità, perché è da più anni che stiamo cercando di far capire che così com'è la scuola abruzzese non va bene e siccome ci sono questioni strutturali, organizzative e sociali che vanno gestite politicamente, c'è poco da discutere, allora se ne devono far carico, se ne devono far carico. Chiunque governa questa regione si deve far carico di problemi che stiamo denunciando oggi qui, ma l'abbiamo fatto anche prima con il precedente governo regionale, non è che abbiamo risparmiato questo o quel tipo di governo. Stiamo ancora attendendo però che ci sia qualcuno che ascolti quello che diciamo. Adesso una notizia di cronaca, incidente agricolo nelle campagne dei dintorni di Casalbordino in provincia di Chieti, dove un operaio di 53 anni è morto travolto dal trattore che stava guidando. Il mezzo si è ribaltato in contrada Usco. L'uomo lavorava per un'azienda agricola di Villa Alfonsina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, per il recupero della salma, i carabinieri della stazione di Casalbordino. Da Pescara era volata sino a Casalbordino anche l'eli ambulanza, il cui intervento però non è servito perché l'uomo non ce l'ha fatta. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Duro attacco dei sindacati CGIL e CISL di Teramo verso la regione Abruzzo latitante sulla riorganizzazione sanitaria. A pagarne le conseguenze, dicono i sindacati, sarebbe soprattutto il territorio. Se ne è parlato questa mattina in provincia durante un incontro organizzato dalle sigle sindacali. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Le scelte per una sanità migliore, un convegno a tutto campo che si è svolto nella sala consigliare della provincia di Teramo, organizzato dai sindacati CGIL e CISL e che ha ruotato intorno all'incerto futuro della sanità teramana soprattutto. Nessuna riorganizzazione all'orizzonte, una regione latitante, scippi continui di posti letto che penalizzano solo Teramo. Sono questi gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro e sul nuovo ospedale teramano la richiesta di un nosocomio assolutamente di secondo livello. Oggi fate un bilancio
bilancio sulla sanità teramana. Qual è questo bilancio? Il bilancio è una sanità che sta indietro perché insomma da parecchi anni noi ci troviamo con una serie di problemi che sono sempre gli stessi, mi riferisco alla lista d'attesa che sono diciamo una barriera rispetto alla diagnostica dei cittadini e sono anche poi un elemento di disuguaglianza ulteriore perché magari chi può magari fa la visita privata ma chi non può invece gli anziani ma le famiglie che hanno a basso reddito rischiano comunque sia di continuare ad avere un problema nell'accesso alle cure. Ma un altro problema annoso è la mobilità passiva, noi abbiamo una mobilità passiva che è il doppio di quelle che sono in pratica le altre province. E come si superano questi problemi? Ma guardi, faccio un esempio, noi una cosa che abbiamo anche osservato questa mattina, noi ci sono, la mobilità passiva significa che risorse che vanno fuori dal territorio, risorse anche in termini di lavoro, perché non va dimenticato mai che chi va fuori lì trova qualcuno che glielo fa e quindi c'è qualcuno. E significa che noi magari quelle opportunità, quei servizi, quelle attività le dovremmo offrire noi come territorio. E per l'ospedale che cosa pensate? Ma per l'ospedale abbiamo detto intanto che è necessario sicuramente, noi pensiamo che il secondo livello sia l'obiettivo sul quale tendere, però abbiamo detto dove facciamo, perché la discussione dopo è quella che piace, è quella del campanile, noi proviamo a sfuggire da quella del campanile e proviamo a ragionare, tant'è che abbiamo detto che prima di fare una scelta che sia in qualche modo altra rispetto alla collocazione di oggi è importante capire che cosa ci facciamo del Mazzini. Un'altra notizia di cronaca che arriva da Ortona, un incendio che sarebbe di natura dolosa, distrutto la notte scorsa una carrozzeria. Sul posto sono intervenuti locali vigili del fuoco che hanno lavorato alcune ore per domare il rogo. La porta d'ingresso del locale era stata forzata e all'interno sono stati trovati più punti di innesco. Il locale è risultato inagibile dopo il rogo e sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ortona. Andiamo ancora avanti, restiamo alla cronaca giudiziaria. Sono stati assolti i tre a processo per la questione degli esami truccati all'Università d'Annunzio per il Tribunale di Pescara. Non è avvenuta alcuna corruzione e nessun esame è stato superato in cambio di denaro. Intanto permane la condanna al professor Luigi Panzone al centro di questa vicenda. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Tutti assolti, tre imputati a processo per i presunti esami truccati dell'Università d'Annunzio. Il Tribunale di Pescara ha prosciolto i tre con rito ordinario dalle accuse di corruzione poiché il fatto non sussiste. Assolto quindi l'ex sindaco di Manfredonia in provincia di Foggia, Angelo Riccardi, per cui il PM aveva chiesto 4 anni per i reati di falso e peculato. Assolti anche l'imprenditore foggiano Michele D'Alba e Joel Toitu, l'ex compagna del professor Luigi Panzone. Panzoni invece, che per la stessa vicenda è stato condannato con rito immediato nel 2016, in appello ha visto ridursi la pena a 3 anni e 11 mesi. Secondo l'accusa, il docente universitario avrebbe consentito a Riccardi e D'Alba, iscritti alla facoltà di scienze manageriali, di superare gli esami con il minimo sforzo, non sostenendoli affatto, esercitando pressioni sui colleghi in cambio di denaro o della promessa di denaro. Riccardi inoltre era accusato anche di peculato per essersi recato a Pescara per sostenere gli esami con l'auto di servizio del comune di Manfredonia. Dopo la lettura della sentenza, l'ex sindaco del comune pugliese ha tirato un sospiro di sollievo. Sono una persona pulita, è arrivata questa assoluzione che però non mi ripaga di tutto quanto è accaduto, ha dichiarato Riccardi. Evidentemente Panzone non si è difeso bene, ha poi aggiunto l'ex primo cittadino, in riferimento al fatto che il professore, per la stessa vicenda, è stato invece condannato. Emerge infatti una contraddizione da queste sentenze. Il professor Panzone è stato condannato, sebbene non in maniera definitiva. Per l'organo giudiziario esiste quindi un corrotto, ma non un corruttore. Panzone, insomma, è stato condannato per un fatto che, secondo il Tribunale di Pescara, non sussiste. Andiamo avanti adesso la politica regionale, partiamo da quanto presentato dal centro-sinistra, cioè un disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico.
Disegno di legge sul gioco d'azzardo patologico, è stata presentata questa proposta nei giorni scorsi. Il perché di questa iniziativa? Beh, perché è un grande male che colpisce un gran numero di persone. Solo in Abruzzo 17.000 persone sono colpite da questa gravissima dipendenza, da gioco appunto, che aggredisce la questione finanziaria di tante famiglie, però va oltre perché compromette l'equilibrio anche emotivo e dei rapporti familiari. E pertanto è una grave patologia che va affrontata. Negli anni addietro abbiamo, con il piano della prevenzione, quando eravamo al governo regionale, per la prima volta messo all'agenda pubblica anche delle iniziative sulla prevenzione questo grande tema. La legge che presenta il centrosinistra oggi è rilevante in quanto è una legge di sistema. Per capirci, cosa c'era prima e cosa ci sarà se venisse approvata questa norma? Prima vi era soltanto l'autorizzazione per i cosiddetti luoghi sensibili, cioè la distanza alla quale le sale da gioco o le varie tra virgolette macchine da gioco dovevano essere o potevano essere installate. Oggi, oltre a questo, noi andiamo a disciplinare tutta una serie di iniziative che vedono coinvolti Regione, ASL, comuni, associazioni e persino gli esercenti, e elaboriamo, chiediamo alla Giunta di elaborare annualmente un piano di iniziative sulla prevenzione, sull'informazione, la divulgazione e poi, laddove c'è il problema, aggredendolo con le reti cliniche, il problema cioè già di chi risulta chiaramente affetto. Questo piano di azione è annuale, cioè si ripete ogni anno, e il Consiglio regionale convoca un'apposita commissione prima per approvare la proposta di giunta e poi per valutarla una volta monitorati gli effetti, le iniziative. Oltre a questo, noi mettiamo in campo altri due momenti di particolare comunicazione e divulgazione. Il primo, diamo la possibilità agli esercenti e agli esercizi che vogliono rifiutarsi di installare le macchine da gioco il cosiddetto logo esercizio no slot, e secondo, ogni anno una giornata apposita di divulgazione delle iniziative fatte, dei risultati ottenuti e di quello che si potrà mettere ulteriormente in campo. Ecco perché è una legge vera e propria di sistema che aggredisce il problema, e noi appunto auspichiamo che il governo regionale possa recepire questa proposta. Adesso invece vediamo quanto esposto dalla Lega, che hanno presentato un progetto di legge denominato Abruzzo Regione del Benessere, che punta ad un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla valorizzazione dell'offerta turistica territoriale. Sentiamo. Teramo, com'è nata questa iniziativa? Qual è il valore e l'obiettivo? Ma è un'iniziativa importante, lo abbiamo detto in campagna elettorale, è stato il nostro cavallo di battaglia, cioè quello di elevare la regione Abruzzo ad una regione, ad un territorio la cui cultura del benessere la faccia sostanzialmente da padrona e la faccia conoscere al mondo come punto di riferimento sotto questo punto di vista. Quindi è una legge quadro che punta ad esaltare e a migliorare le caratteristiche di questa regione, sia in termini ambientali, artistici, architettonici, sia per quanto riguarda le eccellenze del prodotto tipico, che sono veramente uniche nello scenario mondiale, sia anche per quanto riguarda i servizi che si offrono ai cittadini dal punto di vista sanitario e sociale. Riteniamo che un'azione di questo tipo possa aprire anche degli scenari economici importanti e che fermi, blocchi, arresti il fatto che i nostri giovani spesso e volentieri vanno via dalla nostra regione. Ci sono delle basi dove proprio questa legge va a toccare quello che è l'ideologia della Lega, cioè la Lega è proprio essere molto vicino al territorio, il chilometro zero, le eccellenze, le tradizioni e quant'altro. Di lì partiamo, adesso questa è la legge, una proposta di legge, e poi io come parlamentare europeo mi darò da fare al 100% per riuscire a dare un impulso positivo sull'Abruzzo, perché questa è una promessa che io ho fatto in campagna elettorale, ma su tutte le sei regioni, però in Abruzzo voglio essere molto presente, e lo sono, perché ci tengo. E poi vediamo, mano a mano che andiamo avanti, vedremo un po' anche per il discorso, il ragionamento sui parchi, la fruibilità dei parchi, un po' tutto, cioè dobbiamo rivedere le cose positive e mantenerle, ma le cose che non hanno funzionato in questi anni dobbiamo migliorarle e cambiarle.
Dopo la rottura dell'acquedotto del Gran Sasso che ha provocato l'interruzione del servizio idrico in 16 comuni dell'Aquilano, prontamente riparato dalla GSA, si attende l'esito delle analisi sull'acqua che arriveranno domani. Intanto non è possibile utilizzare l'acqua dal rubinetto a scopi alimentari. Sentiamo il servizio della redazione aquilana. Sono attesi per la giornata di martedì i risultati delle analisi sull'acqua interessata dall'interruzione del servizio che ha tenuto per diversi giorni circa 23.000 persone e 16 comuni senza servizio idrico a causa di un danno alla conduttura principale dell'acquedotto del Gran Sasso, che è il più importante. La Gran Sasso Acqua ha ripristinato il danno nella stessa giornata della rottura, a tarda notte, ma i sindaci sono stati costretti, per precauzione estrema, ad emanare delle ordinanze di non potabilità. Sino a nuovo ordine, l'acqua dunque potrà essere utilizzata soltanto per fini igienici e non alimentari. Ieri sera la Gran Sasso Acqua ha mandato comunicazione a tutti i primi cittadini interessati dal problema. I campionamenti sono stati effettuati nella giornata di domenica su tutte le zone interessate dal problema dai tecnici Pietro Filauro e Alessio Bonanni. I laboratori hanno una tempistica che varia dalle 36 ore per l'analisi chimica alle 48 per quella microbiologica ed essendo state fatte entrambe, i risultati, ha comunicato ai sindaci il presidente della GSA Fabrizio Eraldi, non arriveranno prima di martedì. Le zone interessate sul capoluogo sono state Bagno, Pianola, Sant'Elia, San Giacomo Alta, Colle Sapone, Gignano, ma solo parzialmente, Bazzano e il suo nucleo industriale, più 15 comuni della zona est. Ovviamente nel territorio interessato ci sono molte aziende per cui la Gran Sasso Acqua si è messa a disposizione per eventuali necessità. Uomini che amano le donne, il nuovo progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere messo in campo dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo, che quest'anno coinvolgerà lo sport. Il 16 e 17 di novembre i giocatori del Teramo Calcio, del Roseto Basket e dell'Associazione Amicacci Giulianova scenderanno in campo indossando le magliette con lo slogan della campagna, mentre i LED dello stadio Bonolis e del Palamaggetti si illumineranno con le stesse parole. Sentiamo. La Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo quest'anno presenta un nuovo progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne proprio in vista del 25 novembre, che è la giornata internazionale. Bene, noi quest'anno abbiamo scelto per la nostra campagna di sensibilizzazione come testimonial proprio gli uomini e in particolare gli atleti. Abbiamo fatto questo perché abbiamo pensato che una battaglia di civiltà così importante si dovesse combattere insieme, uomini e donne insieme, non la si può vincere se non uniti. E poi lo sport, perché è un veicolo potente per far arrivare un messaggio positivo di non violenza. Per questo abbiamo coinvolto le tre società sportive più importanti del territorio, Teramo Calcio, Roseto Basket e l'Associazione Amicacci di Giulianova. Il progetto è semplice, ma speriamo efficace. Si svolgerà in due giornate, il 16 e il 17 novembre, giornate durante le quali queste squadre giocheranno in casa. I giocatori padroni di casa e gli avversari entreranno in campo con le magliette, indossando le magliette con lo slogan della nostra campagna, e tutti i LED si illumineranno sia dello stadio Bonolis che del Palamaggetti con queste parole. Queste parole sono forti, arriveranno dritte come un pugno allo stomaco. Uomini che amano le donne, non uccidono, non maltrattano, non violentano. Noi vogliamo essere sempre presenti su tutte quelle che sono delle iniziative sociali che possono sensibilizzare le persone che vengono volentieri anche a vedere lo sport. Lo sport è una parte fondamentale e trainante per iniziative di questo genere, così come quella che noi abbiamo promosso per fine anno, cioè la maggiore partecipazione ai prossimi tre eventi in casa, affinché parte di questo raccolto sarà devoluto in beneficenza. Quindi richiamiamo, puntualizziamo ogni volta questa notizia. Quindi noi dobbiamo essere presenti in campo, tutte le squadre scenderanno in campo con questa t-shirt per ricordare questo e sensibilizzare il nostro pubblico questo fenomeno veramente brutto. Dobbiamo far sì che ognuno nel nostro piccolo possa contribuire a
a creare, a dare quel piccolo mattoncino affinché queste cose possano sparire dalla faccia della terra. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando del calcio di Serie B del Pescara. Dopo la bella vittoria di Empoli, il Delfino tornerà ad allenarsi mercoledì al Poggio in concomitanza con la sosta per le nazionali. Il tecnico Luciano Zauri ha concesso al gruppo qualche giorno di riposo in più prima di riprendere il lavoro e preparare l'anticipo di venerdì 22 di novembre alle 21 contro la Cremonese dell'ex allenatore biancazzurro Marco Baroni. Alla ripresa degli allenamenti però Zauri sarà privo di diversi elementi convocati dalle rispettive nazionali. Ledian Memushai e Gregoris Castanos saranno impegnati nelle gare di qualificazione ai campionati europei rispettivamente con l'Albania e con il Cipro. José Machin risponderà alla convocazione della Guinea Equatoriale per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Convocati per le selezioni Under 21 Davide Bettella con l'Italia e Svante Ingelsson con la Svezia, prima chiamata in Under 20 invece per il centravanti Gennaro Borrelli. Adesso scendiamo in Serie C, si ferma a 4 la serie di vittorie consecutive del Teramo, che non perdeva dal match di Potenza del 13 di ottobre. E sempre al Viviani di Potenza i biancorossi cadono per 3-1 contro la matricola Picerno dell'ex Nebil Kaidi. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Nel pomeriggio del Viviani l'unica buona notizia è che il Teramo a Potenza per quest'anno non metterà più piede. Seconda sconfitta nello stesso impianto nel giro di un mese, stavolta 3-1 col Picerno. Ma se ad ottobre si era finalmente visto un diavolo pimpante, specie in fase di ripiegamento contro Caidi e soci, va in scena un remake delle prestazioni sconcertanti di inizio campionato dei biancorossi. L'unica novità di formazione per Tedino è l'inserimento di Cianci davanti per Magnaghi, col centravanti che è il primo a farsi vedere dalle parti di Pane al quarto, in un avvio che sembra ben augurante ma che si rivelerà assolutamente illusorio, perché le difficoltà dietro sono evidenti, con Pitarresi che risponde subito e un Tomei nella solita giornata di grazia che al decimo deve metterci tutti i suoi riflessi per sventare l'iniziativa pericolosissima del centrocampista rossoblù. Qualche scricchiolio a cui però risponde Bombaggi nell'unica bella azione della sua gara. Al 23esimo controlla e scarica un sinistro che trova solo il palo a negargli la gioia della rete. Un minuto e ancora Cianci a provarci con il tiro neutralizzato da Pane. Quello del minuto 33 infatti è un diagonale che manca lo specchio della porta di casa dopo il suggerimento di Mungo. Il Picerno non sta a guardare, preferisce le ripartenze al gioco manovrato e piazzato dal limite di Pitarresi, e ancora Tomei a deviare in calcio d'angolo la sua battuta violenta. Sugli sviluppi però il braccio sinistro Galeotto di Arrigoni costringe Giaccaglia di Iesi a fischiare il calcio di rigore, decisione contestata ma il fischietto marchigiano irremovibile, così come impeccabile la battuta forte centrale di Esposito che sblocca la partita e manda il Picerno avanti a riposo, nonostante Esposito, servito da Melli, potrebbe siglare subito la doppietta personale. Il rientro dagli spogliatoi è traumatico, 5 minuti e la discesa di Calamai ancora a sinistra è letale. Esposito è il più lesto e spaccata, porta i suoi sul 2-0. Teramo tramortito e che con l'ingresso di Iotti e Florio per Mungo e Tentardini vara la difesa a 5. Il problema è che il diavolo così non riesce più a ripartire. Tomei deve salvare su Melli al 60esimo per evitare un tris a quel punto esiziale. Tedino corre ai ripari e butta nella mischia Martignago e Magnaghi, ed è proprio l'ex Pordenone che al minuto 76 ribadisce in rete un'azione partita dalla traversone di Costa Ferreira da destra e rifinito da Bombaggi in area di rigore. 2-1 e gara riaperta con un quarto d'ora per tentare la rimonta, che rimane strozzata in gola però, perché dopo altri 6 giri di lancette Kosovan, entrato da poco, e Santaniello sfruttano l'ennesima amnesia biancorossa e il numero 9 può banchettare dribblando prima Tomei e poi Otti prima di chiudere lo slalom appoggiando in porta il gol di un 3-1 che riporta il diavolo sulla terra. Forse solo a Monopoli una prestazione peggiore in trasferta, col Viviani che resta stregato e una sequenza di impegni di campionato da affrontare, cancellando immediatamente il tris subito. Domenica con la Ternana inizia una serie di gare che non si possono davvero affrontare con una siffatta tenuta difensiva. In Serie D continua inarrestabile la marcia del Notaresco, che spugna per 1-2 anche il difficilissimo campo del Matelica. Protagonista assoluto l'attaccante Marco Sansovini, che inventa il gol del vantaggio e l'assist in rovesciata del raddoppio di Romano. Primato solitario per il rossoblù, complice il pareggio della Recanatese contro il Pineto. Vediamo il servizio di Stefano Recanati.
La decima è servita. Il notaresco sbanca Matelica ed approfittando del pareggio della Recanatese di sabato contro il Pineto è la nuova capolista del girone F di Serie D. Matelica, di cui Lavitto chiamato a ricucire il gap con le prime, si schiera con il 4-3-3 a centrocampo. Bordo a formare il trio con Barbarossa e Croce in avanti, Moretti insieme a Bugaro e Leonetti, assente l'ex Aquila Valenti. Il notaresco di Vagnoni in terra marchigiana deve fare a meno di Marcelli e Salvatori, ma ritrova Cancelli e Mele, con l'ex Francavilla subito in campo a mettere in moto il trio offensivo Cancelli, Romano e Sansovini. Arbitra Madonia di Palermo. Subito notaresco al tredicesimo, errore in disimpegno di De Santis che permette a Cancelli di creare superiorità in avanti, ma il pallone del 10 rosso-blu è impreciso per Sansovini e dunque sfuma così la prima occasione per i ragazzi di Vagnoni. Due giri di lancette ci prova anche il Matelica con il terzino De Luca che arma dalla distanza il destro senza impensierire Ginestra. Numero 1 rosso-blu chiamato agli straordinari al 22esimo quando Bugaro si infila tra le maglie dei difensori notareschini provando il lob sullo stesso Ginestra che sbroglia in due tempi anche con l'aiuto dei compagni. Più notaresco che Matelica nella fase nevralgica del campo in questi primi 45 minuti di gioco con la squadra di Vagnoni sempre in anticipo sulle seconde palle. Ma oggi al Giovanni Paolo II c'è un giocatore di categoria superiore come Sansovini che al 36esimo dai 30 metri prende la mira e con un gran destro infila la sfera all'incrocio dei pali dove Rubietis non può arrivare. Ripresa con gli stessi 22 in campo, al secondo minuto proteste di Leonetti per un contatto in area di rigore con Gallo, ma fa continuare Madonia di Palermo. Al tredicesimo il notaresco raddoppia, Sansovini in rovesciata mette in movimento il compagno di reparto Romano, che parte sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Urbietis lo trafigge con un preciso rasoterra. Il doppio svantaggio sveglia il Matelica che si riversa tutto in avanti. La prima occasione al quindicesimo quando Leonetti ha a disposizione un rigore in movimento, ma la conclusione dell'ex Vastese è imprecisa per far male al notaresco. Poi tocca a Bugaro al 18esimo quando dalla destra entra in area di rigore e con un tiro di punta stile futsal esalta i riflessi di Ginestra che manda in corner. Al 21esimo il Matelica dimezza lo svantaggio, fallo in area di rigore di Gallo ai danni di Leonetti, sul dischetto si presenta lo stesso attaccante che spiazza l'estremo ospite rosso-blu. Le due squadre si allungano con i biancorossi che si riversano con quasi tutti gli effettivi in avanti, come al 44esimo quando Peroni dalla sinistra entra in area di rigore, calcia in porta, non inquadrando lo specchio della porta. Al fischio finale, proteste dei giocatori del Matelica contro il direttore di gara a farne le spese Leonetti che viene espulso, mentre i giocatori del notaresco fanno festa insieme ai propri tifosi. Domenica al Savini arriverà il Cattolica. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi per parlare del Pescara, io vi do appuntamento con il TG6 alle ore 19.